A Recanati è il giorno dei festeggiamenti per il sarto di categoria, festa a cui al triplice fischio finale si aggiunge il Chieti, che con il pareggio si mette in tasca la certezza di giocare anche il prossimo anno in Serie D. Un traguardo raggiunto meritatamente per una formazione che ha saputo crederci soprattutto nei momenti più difficili, anche quando lo stadio di casa sembrava un tabù. Lucarelli sceglie Mariani come metronomo di centrocampo, mentre ad agire da mezzala c'è Di Innocenzo. Sulla fascia sinistra assente Siragusa, al suo posto Ventola. Gara agli ordini di Deborah Bianchi di Prato, che vede subito avanti giallorossi pericolosi in apertura con Senigalliesi dalla distanza, tiro messo in corner da Forti. Dalla parte opposta il Chieti sa bene che non può speculare troppo sul pareggio, così è Ventola dalla destra a rientrare sul piede forte, ma la conclusione masticata termina al lato. Le accelerazioni improvvise dei leopardiani creano più di un pericolo ai teatini, soprattutto dalla parte di Consorte, ma Senigalliesi non ne approfitta al 18° con la sfera che addirittura termina in fallo laterale. Sul fronte opposto è ancora Ventola il più pericoloso dei suoi a sfiorare il vantaggio. Il centrocampista si districa bene in aria, ma non ha fatto i conti con l'uscita disperata di Urbietis, che concede solo il corner. Ad inizio ripresa è Luasni ad avere sul destro il pallone per sbloccare il match, ma ancora Urbietis in uscita bassa a sporcare la conclusione dell'ex matese. Al quarto d'ora il Chieti vede fantasmi. Senigalliesi dalla bandierina pesca in area di rigore Marafini, che lasciato colpevolmente solo dalla difesa mette alle spalle dell'incolpevole Forti. I risultati sugli altri campi danno una mano ai neroverdi, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa il solito Luca Fabrizi. L'attaccante difende palla sulla sinistra e una volta in aria fa partire un terra-aria che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Grande gioia in campo e rete numero 16 per lui in stagione. Al 37° mister Pagliari concede la passerella a sbaffo. Il capitano, che con 23 centri in stagione, si aggiudica la palma di capocannoniere del girone F. Si gioca al piccolo trotto fino al 50°, quando al Tulbaldi partono i festeggiamenti delle due squadre. Ora meritate vacanze per il Chieti, ma ci sarà da programmare il futuro per affrontare il prossimo campionato con più serenità. Lucarelli, sudata fino alla fine, perché quel pallone al 50° minuto è uscito dal nulla e ha fatto tirare un sospetto di panico a tutto lo stadio, a tutti i tifosi del Chieti, però per fortuna è finita 1-1, ci mancava quel punticino. Il Chieti giocherà l'anno prossimo ancora in Serie D. Ecco, questa è la cosa più importante. Esatto, ci siamo sudati tutto fino alla fine, da quando a dicembre eravamo dentro i playout quart'ultimi, abbiamo fatto un grande girone di ritorno. I ragazzi veramente sono stati bravissimi, hanno dato tutto, hanno seguito tutto quello che bisognava fare, l'hanno fatto. E l'ottavo posto ci dà parzialmente, diciamo, soddisfazione, perché sicuramente nella prima parte del campionato potevamo fare qualcosa in più. Però bisogna essere veramente felici, perché è stato un campionato complicatissimo. Fare 49 punti e essere certi a 49 della salvezza non si è mai verificato, a 4 punti dalla zona playoff. E quindi io sono contento che il futuro del Chieti sarà ancora in Serie D, perché la Serie D rappresenta comunque per il Chieti un trampolino di lancio per arrivare nel calcio che conta. Quindi se fosse per me io la porterei in Serie B. Qualcuno ha detto in Serie C, ma per me sarebbe anche in Serie B, andrebbe bene questo per rilanciare. E dire che i ragazzi, la società, il presidente Mergiotti, il presidente Patron Trevisan, il direttore, ringrazio veramente tutti, lo staff che ha fatto un grandissimo lavoro, tutti quelli che sono stati dietro le quinte, i magazzinieri, Patrizia, non vorrei dimenticare nessuno, guarda, perché veramente tutti hanno contribuito a tirarci fuori in questo grande girone di ritorno, dove abbiamo perso solo 3 partite e abbiamo fatto veramente, secondo me, un risultato molto molto importante. Vorrei portarla in Serie B, è un matrimonio che può continuare o i saluti e i ringraziamenti sono un allontanamento da Chieti? No, è una battuta sicuramente, però per far capire quanto il Chieti ha dimostrato, la tifoseria ha dimostrato quest'anno nella partita del centenario, che ha un potenziale molto molto importante, però le cose vanno fatte anche passo dopo passo, come sta facendo questa società, che ha fatto un grande sforzo l'anno scorso nel vincere il campionato, riportare il Chieti in Serie D e mantenere la categoria quest'anno, che era veramente complicato. Io ho salutato i tifosi e li saluto anche con l'intervista, nel senso che mi dispiacerebbe non salutarli, se dovessi andare via ci rimarrei male, quindi voglio fare questo saluto. Non significa addio, significa semplicemente ringraziarli, perché sono stati sempre vicino, non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche quando noi non andavamo bene, però ci eravamo giocato tutte le partite. Noi abbiamo sbagliato un paio di partite, solo qualche volta,
E questo ottavo posto lì, secondo me, è molto molto importante, deve essere un punto di partenza, a prescindere da chi ci sarà, chi guiderà la società, chi guiderà la squadra, deve essere un punto di partenza. Quindi io sono oggi veramente contento, mi piace più vincere i campionati che salvarmi, però in questo momento è così e mi do soddisfazione anche questo, perché lo so, dietro c'è stato un lavoro che molti non hanno visto, ma questi ragazzi dal 23 dicembre, quando abbiamo perso quella famosa partita a Trastevere, non si sono mai abbattuti, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e noi solo sappiamo quello che c'è stato dietro, e quindi sono veramente orgoglioso.